sono la Mita. Se mi state guardando da Instagram, trovate il video completo sul nostro canale YouTube Genitori Channel. Allora, dopo 9 mesi state finalmente per conoscere il vostro bambino o la vostra bambina. Il travaglio è stato faticoso, ma siete arrivati alla fine, alla fase delle spinte. Però forse ci state mettendo troppo, forse siete stanche, forse il medico non ha pazienza. Insomma, qualcuno esordisce con: signora, le do un aiutino, e vi piazza un gomito o un avambraccio sulla pancia per spingere letteralmente fuori il bambino. Questa è quella che viene chiamata la manovra di Christeller, che è stata inventata da un medico, Samuel Christeller, addirittura nel 1867, per facilitare la fase espulsiva del parto. Purtroppo una manovra ancora molto utilizzata, si stima almeno nella metà dei parti in ospedale, ma è anche molto controversa perché comporta dei rischi. Le complicazioni più frequenti sono le alterazioni del battito fetale, quindi il cuore del bambino, il ricorso a un taglio cesareo d'urgenza, a cui non si sarebbe ricorso se la manovra non fosse stata effettuata, l'aumento del ricorso all'episiotomia, il taglio praticato sulle pareti della vagina per consentire la liberazione della testa del bambino, e un aumento delle lacerazioni vaginali o, in casi più rari, ma anche molto più gravi, fratture delle costole o addirittura rottura dell'utero con esiti che possono essere fatali per la mamma e il bambino. Purtroppo non esistono degli studi robusti su questa pratica, anche perché non viene quasi mai segnalata nella cartella clinica. Però le evidenze scientifiche già ci dicono che è una manovra altamente sconsigliata, che deve essere effettuata solo in casi rari ed urgenza, per esempio quando la donna è incosciente, incapace di spingere, non c'è la possibilità di intervenire con un parto cesareo oppure con altri strumenti. Quindi, come fare per evitarla? Informatevi, scegliete bene il luogo in cui intendete partorire, chiedete all'URP, l'Ufficio Relazioni Pubbliche dell'ospedale, chiedete le loro statistiche, cercate di parlare con il primario, fatevi seguire in gravidanza, nel parto, da un'ostetrica professionista, da una doula che vi danno tutte le informazioni e che vi supportano. Redigete un piano del parto dove potete scrivere espressamente ciò che volete e ciò che non volete. Consigliatelo all'ospedale e cercate qualcuno che durante il parto ve lo faccia rispettare. Potete approfondire questo argomento della manovra di Christeller sull'articolo che abbiamo pubblicato su www.genitorichannel.it e raccontateci, avete mai sentito parlare di questa manovra? Forse l'avete subita? Lasciate nei commenti la vostra esperienza, così può essere utile anche ad altre donne. E iscrivetevi al nostro canale YouTube e al nostro nuovo, nuovissimo podcast per non perdervi i nostri contenuti. Ciao!